Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo ottenuto i guanti sismici. Ecco qua, che tra l'altro stavo notando che alla fine Guerra in realtà un colpo lo fa con il pugno normale, con il guanto che già lui ha. Questo vuol dire che... Ah no, vedi? Ci stavo pensando, in realtà lui quando colpisce con il suo pugno non fa nulla al cristallo, è il secondo colpo che distrugge il cristallo. Qui dentro la cesta, come abbiamo visto l'altra volta, abbiamo trovato la chiave e con la chiave possiamo passare dall'altra parte, che volendo possiamo anche tornare indietro, ma usiamo la chiave e via. Aia, grazie della chiave! Eccoci qua, buongiorno. Ok. Vedi, non è il pugno che fa con il suo guanto a distruggere tutto, ma è il pugno con l'altro guanto che distrugge tutto. Dobbiamo arrivare da quel lato. C'è una cesta da quel lato. O comunque, se non una cesta, un... come si chiama? Un artefatto di quelli lì da Vulgrim. Dobbiamo trovare il modo di scendere di nuovo in acqua. Forse attivando questo. No, attivando questo si va in alto. Che però attiviamo un'altra leva. Mossa veloce, ti hai premuto triangolo per usare il guanto sismico per colpire e spinge velocemente. Vedi, me lo ricordavo che c'era un'abilità che ti facesse spingere gli oggetti subito velocemente. Però mi mancava ancora un pezzo. Allora, è palese che vogliano che io usi quel pezzo di ferro che ho trovato prima. Questo vuol dire che questa pedana deve rimanere il più alto possibile, mentre quelle altre due rimangono più giù mentre glielo lancio sopra. Vieni qua. Ecco fatto. Ti metto già in posizione. Ora, rialziamo la pedana. Non è che c'è qualcosa che dovevo prendere nelle altre entrate? Non lo so, adesso guardiamo. Lanciamo con forza il pezzo di ferro. Ah, ecco, vedi, qua ce n'era una verde, per dire. Quasi quasi la prendo. Ora, alziamo questa pedana. Spostiamo questo. Guerra. Spostiamo questo più in qua. No, non troppo, che sennò questo cade. Schiacciamo triangolo. Ecco fatto. Ed infine alziamo nuovamente questa pedana. Ora che abbiamo fatto tutto, Guerra può salire qua sopra con la mia immensa gioia. 1, 2 e 3. Ecco fatto. Proseguiamo in questa direzione, dove i cristalli non sono più un problema. Qualche nemico? Qualche oggetto? Niente? Sono molto triste ora. Anche attraverso il muro. Ma dai, strappato la luce, vieni qua. Scusami, mi fa molto ridere. Mi fa molto ridere perché proprio le prende e tracate. Ah, Guerra. Sembra un bambino che fa una cattiveria. Sembra un bambino cattivo che fa proprio... Zacate!
Oh Gesù, guerra. Si va di velocità. Ecco fatto. Buongiorno, signora Franta. Un pezzo di merda. Vieni qua. Spacco la faccia. Aia, che dolore. Ecco fatto. Continuiamo la nostra corsa. Oh, ma guarda che caruccia che sei. È appena scappata? È appena scappata? Sembra che ti abbia fregato di nuovo. Ma sarai più fortunato. E quando mai? Oh, c'è da dire che sti pugni saranno anche forti. Ma non valgono la pena di essere usati. Poi da quando voi lanciate il fuoco me lo devi ricordare. Mi devi ricordare da quando è che lanciate il fuoco voi. Maledetti schifosi. Oh, ma guarda, un altro bel cristallo. Sempre lì, pronto a bloccarci la via? Non più ormai. Ah, ho capito dove siamo. Ecco fatto. Ora il punto è riuscire a tornare là. Questo è il pezzo dove l'altra volta avevo detto che ci bisognava arrivarci in qualche modo. Ma pezzo di merda! Ma è esplosa l'acqua addosso! Ah, ecco il modo! Con l'acqua! Ecco fatto! Cosa ho trovato? Una mappa, oh, finalmente. Allora, ora dovremmo fare tutto il giro all'indietro e tornare in queste zone che non abbiamo visitato. Dunque, che cosa abbiamo qui? Degli scambi ferroviari. Ok, allora fammi indovinare. Io devo spingere questo qua dentro, ma se lo metto in quest'altro ci trovo qualcos'altro forse. Controlliamo. Sì, se lo metto qui c'è tutta quanta la salita. Quindi distruggiamo il cristallo. Anche da questo lato c'è la salita. Vediamo la mappa. Se proseguiamo per questa strada si torna indietro. Se proseguiamo per l'altra c'è un passaggio, diciamo, segreto, cioè qualcosa. Stessa cosa se lo lancio di qua, forse. Se lo lancio di qua non succede niente, perfetto. Ah, ma ho capito dove siamo. Ho capito. Qua è la zona dove abbiamo attivato il fuoco noi all'inizio. Quelle fughe di gas che vediamo sono quelle che abbiamo attivato noi. Ho capito. Oh, guarda, c'è un treno lì. Ottimo. In ogni caso, riattiviamo la leva. Facciamo spostare di nuovo questo. Rispostiamo questo qua. Ecco fatto. Lo spostiamo da questo lato. Lo mettiamo dove stava il treno. E il treno lo mettiamo al posto suo. E ora che tutto è a posto, lo infiliamo dentro al buco. Oh, ecco fatto. Enigma risolto. Ma dai, guerra. Davvero bisognava passare da lì?
Grazie gioco che se non me l'avessi detto non l'avrei mai capito. Non avrei mai capito che questo enigma mi avrebbe fatto uscire da qui col singhiozzo. E guarda qui un cristallo. Oh, ecco fatto. Tutto a posto. Qui che cosa abbiamo? Un portone. Che è quello forse da cui siamo arrivati all'inizio? Può essere. Fammi uscire. È quello probabilmente da cui siamo arrivati. Quindi ora tutto backtracking. Oh, ma guarda dove abbiamo affrontato la Franza per la prima volta. Un nuovo nemico. Ma ti lei, ma stai buona. Ma vieni qua, dove vai? Mamma mia! E ti pareva che non ne arrivassero altri. Ma trastullati con le lame, non mi rompere le balle a me. Certo che comunque i pugni stannano di bestie. Oh, ma c'era una cesta qui. Meno male che sono tornato. Non l'avrei mai beccata, sennò. Hai rotto le balle con quel turbinio di lame, donna. Ecco fatto. Ci fosse una volta che riesci a fare una parata in tempo in questo gioco. Santo cielo, parare a tempo in questo gioco è più difficile che in un written game. Santo cielo. E siamo quindi ritornati in questo punto, dove se proseguiamo di sopra, di là, andiamo dove c'era quel cristallo che ci bloccava la via. Eccolo lì. Ed eccoci qua, davanti al nostro cristallo. Che poi non mi... non... oh, aspetta. Niente, volevo vedere se potevo romperla. E se uscivano fuori lattine. Oh, escono veramente le lattine. Però una. Ne è uscita una di lattina. E tu cosa sei? Non quello che mi aspettavo effettivamente. Allora, è come... ah, ecco, aspetta. Stavo dicendo, è come uno dei cristalli che abbiamo già trovato le altre volte, ma non mi fa lanciare il boomerang incredibile. Non me lo fa lanciare perché voleva che io mi buttassi in acqua per attivarlo. Ed è a tempo. Attiviamo il cristallo e si prosegue da questa parte. Ah, ma guarda, un altro focherello. Ah, era la porta che si chiudeva. Puntiamo questo e poi gli altri due. Uno, due e tre. Perfetto. Questo vuol dire che dobbiamo trovare un cristallo esplosivo. Dobbiamo trovare un cristallo esplosivo che poi ci attivi questo. Questi non sono proprio interagibili. Non sono proprio interagibili. E neanche i trenini. Non ci posso neanche salire sopra. Che cosa triste. Ok, andiamo a vedere.
Stavo dicendo, probabilmente ci sarà una di quelle bombette esplosive. Pezzi di merda. Ecco fatto. Ecco qua, distrutto. Ma proprio male, male, male. Sembrava ci fosse uno di quelli grossi. Eccola qui la nostra caccola esplosiva. Ho la brutta sensazione che adesso appena... No, fortunatamente non è successo. Sto dicendo, ho la brutta sensazione che appena mi muovo mi appare qualcuno dietro. La nebbia dietro mi dà una strana sensazione ogni volta. Ecco qua, caccola esplosiva. Hai preso quello sbagliato, terra. Allora, prima il fuoco e poi la caccola. Oh, bravo guerra. Così che si risolvono gli enigmi. Dunque, dunque, dunque. Proseguendo per questa scala, ritroviamoci sempre con sti schifini volanti. Vieni qua, per favore. Ecco fatto. Ho bisogno di recuperare un po' di punti vita, che sono veramente pochi quelli che date, quindi... Quante anime? 3850. 250 anime. Meglio di niente, dai. Vieni qua. Oh, quello che mi togliete è quello che recupero, quindi è praticamente inutile uccidervi. Ok, saliamo di qua e si prosegue. Ci deve essere un artefatto da queste parti. Ah, ma si può risalire. E allora fanculo. Stavo dicendo, ma scendere qua vuol dire che non risalgo più. E il rumore di artefatto non arriva dal basso, ma arriva da queste parti, credo. Vabbè, intanto cassa verde, meglio usarla, non si sa mai. Questa è palesemente un'arena. No, non è un'arena, ma lo diventerà molto probabilmente se abbassiamo l'acqua. Molto probabilmente potrebbe diventare un'arena. Ogni volta che c'è una zona circolare in questo gioco, come molti altri giochi d'altronde, è sempre palese che sia una zona di combattimento. C'è qualcosa qui, no? Poi ci sono io che ogni dove che mi giro cerco, non lo so, un tesoro, boh. Ok. Ah, guarda un po'. Ma vai via. Ecco fatto. Allora, dobbiamo rompere. Testine di cazzo. Ecco fatto. Ecco, stavolta vi attaccate alle balle. Allora, un cristallo. Attenzione, guerra, per favore. Stavo dicendo, un cristallo è andato. Tutti sti cristalli qui non so se nascondano qualcosa, ma io sono qui per distruggervi. Si sa mai. Magari c'è il trofeo distruggi tot cristalli. Non lo so. È passato talmente tanto tempo che potrebbe benissimo esserlo. Ecco fatto, e non c'era assolutamente nulla. Sti schifini volanti sono tornati. Attiviamo il fuoco in questa zona. Uno e due. Questo fuoco lo attiviamo anche dall'altra parte. Anche se sinceramente non so cosa ci devo fare perché non vedo le caccole esplosive. Ah no, eccola là. Scusami,
Quando è apparsa quella? Uno e due. Due secondi fa non c'era. O magari non l'ho vista io. O magari dovevo uccidere tutti i nemici? Non lo so. Ecco fatto. Caccola esplosiva distrutta. Ci saliamo sopra, attenzione. Ecco fatto. Ed infine distruggiamo un altro cristallo. Tan 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 tan. Ora l'acqua drena. Boiade. Comunque no, alla fine ho sbagliato io, non era un'arena. Ma semplicemente... Che cacchio è sto posto? Ma semplicemente un modo per arrivare alla prossima chiave. Chiave che... abbiamo appena ottenuto. Bravo guerra. Chiave dell'osservatore. Beh, noi ci fermiamo qui. Apriremo questa porta la prossima volta. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.